L'ultimo attore che mi aspettavo facesse musica, sinceramente, veramente l'ultimo. Però effettivamente avrei dovuto pensarci, perché tanto Jackie Chan sa fare tutto. È successo una volta che guardavo Wikipedia, entro sulla pagina Wikipedia di Jackie Chan, scendo e avete visto ci sono le finestre, diciamo, gli argomenti nelle pagine di Wikipedia. E arrivo a un certo punto dove c'è scritto discografia. Come discografia di Jackie Chan, dici il vero. E apro la finestra, una valanga di dischi, credo che siano più di 20, una roba allucinante. Alcuni sono colonne sonore, che lui stesso si è cantato, però. Però alcuni sono dischi normali, dischi. E io ho deciso di ascoltare il suo primissimo disco del 1984, intitolato Love Me. All right. Love Me di Jackie Chan è un disco che non so dire se profuma di anni 80 o puzza di anni 80, però penso che sia più puzza di anni 80 perché è molto anni 80 questo disco, perché è vero, è uscito giustamente nel 1984, è normale che abbia la natura ottantiana, è giusto che ce l'abbia, ma questa è esagerata da morire. Perché come sappiamo, allora tutte le cose che sostanzialmente nascono prima in Occidente e poi arrivano in Oriente, gli orientali tendono a farne una versione loro. E questo pop anni 80 di Jackie Chan è pazzescamente pacchiano. Allora, il disco si suddivide sostanzialmente in ballatone anni 80 con quei rullanti alti così, che fanno proprio stush, quelli, insomma, per intenderci, il rullante di Born in the USA, che io adoro, io amo quei rullanti, tra l'altro. E ci sono un po' di pezzi così, soprattutto Love Me e Marianne è proprio il massimo della ballatona anni 80, proprio mamma mia, da film, veramente da film. Però ci sono anche quei pezzi un po' più gassati, no? Quei pezzi proprio anni 80, con quei chitarroni, con quei riffoni di chitarra incredibili, banalissimi, tremendi, però sempre molto gustosi, che sono molto anni 80, che hanno proprio quel gas, quell'adrenalina pazzesca. Un pezzo fra tutti di questi qui è Movie Star. Movie Star è proprio un pezzo. Io onestamente non so dire se questo disco è brutto o bello. Perché l'ho ascoltato col sorriso, ma perché mi fa morire da ridere? Lui è discutibile come cantante, secondo me è un po' discutibile. Oddio, discutibile no, è opinabile la sua performance, ecco, è aperta a opinioni. Secondo me lui non è il massimo della vita come cantante, anche perché poi, oltre al fatto di non essere proprio un cantantone di quelli di stirpe bravi, quello che ha curato i suoni di questo disco non era una brava persona, perché c'è la musica a questo volume, no? E c'è la voce di Jackie Chan a questo volume, a questo qui. E devo dire che non fa una bellissima figura perché il suo cantare così è strano sopra la musica, è molto strano perché senti la musica ed è fatta bene, la roba è suonata davvero bene. Poi la composizione che sia pacchiana è
Tamarrissima è un altro discorso. Però arriva la sua voce e un po' ti disturba, devo dire. Comunque, una cosa la posso dire su questo disco. Non annoia, non annoia mai e anzi è memorabilissimo perché è talmente Jackie Chanoso. È come i film di arti marziali. Ci sono i film di arti marziali che sono quelli con cioè Chuck Norris, quelli con Bruce Lee, quelli con Steven Seagal, quelli con Jean-Claude Van Damme, quelli con Sammo. Oddio, non mi ricordo il suo nome. Sammo. Vabbè, quello di Più Forte Ragazzi. Sono i film con Jet Li, cioè sono i film di arti marziali con Jet Li, insomma. E poi ci sono i film di arti marziali con Jackie Chan. È proprio un altro mondo a parte. E lo stesso è questa musica degli anni 80. Non è musica degli anni 80, è musica degli anni 80 fatta da Jackie Chan. Ed è strano. È strano perché è proprio musica da titoli di coda. Ecco, è proprio musica da titoli di coda. Tutti i pezzi tu li ascolti e dici, minchia, ma perché non erano i titoli di coda di un film questo pezzo? Fisso, fisso, sempre, tutti i pezzi. Soprattutto pezzi come Marianne, come Movie Star. Sono proprio pezzi da titoli di coda. Incredibili. E in realtà c'è pochissimo altro da dire su questo disco, tranne che vi invito ad ascoltarlo perché è un disco che non è noioso, non è brutto. Lo ascolti e hai colmato un piccolo vuoto che non sapevi ci fosse nella tua vita da ascoltatore di musica. Quindi è un disco che consiglio davvero molto. Potrebbe sorprendervi. I can fall.